buongiorno a tutti. Prima parte del mio intervento sarà un po' confusa perché alcuni pensieri che mi sono venuti questa mattina stessa e poi anche dopo l'intervento di Ludovica, che ringrazio, hanno un po' in qualche modo confuso, però cercherò di essere chiaro per quanto possibile. Sì, io sono convinto che c'è stato un ritardo in Italia in particolare, ma un ritardo che è più da imputare non tanto alla comunità, anche alla comunità dei fisici, ma forse come riflessione di un ritardo più generale. Le cose che mi sono venute in mente questa mattina, e purtroppo appunto butto lì, nel senso che sono dei flash che mi sono venuti in mente con troppo ritardo rispetto alla preparazione di questo talk, sono queste. Pensate a cosa è successo a livello di comunicazione di massa. I film sul rischio nucleare non sono dell'immediato dopoguerra. Il primo importante è l'ultima spiaggia del 59, Strangelove, Dottor Stranamore del 64. Sono passati 15 anni o 20 addirittura dalla seconda guerra mondiale e è soltanto con quel ritardo che c'è la percezione a livello di massa, diciamo, di un tema che ovviamente era sotterraneo, non poteva non esserci, ma che non era portato all'attenzione dell'opinione pubblica con la stessa forza. Questa cosa, ripensata ora in questo momento, mi ha colpito molto e mi ha fatto pensare che in qualche modo abbia condizionato anche gli scienziati, in particolare quelli italiani. Non so molto di quelli anglosassoni di cui parlava Roberto, però sicuramente per gli scienziati italiani, diciamo, c'è un ritardo che è un ritardo che ha anche delle ragioni autoctone, legate alla nostra storia e alla nostra collocazione internazionale. Per brevissimi spunti, diciamo, i primi movimenti per il disarmo sono quelli dei partigiani in Italia, sono quelli dei partigiani della pace, cioè anche un movimento internazionale, ma che in particolare in Italia si svolge in quegli anni tra 48 e 52, ma un movimento fortemente egemonizzato dal Partito Comunista, la persona di riferimento è Vittorio Sereni, e quindi chiaramente in quel momento, con piena guerra fredda e con una posizione internazionale dell'Italia molto, molto chiara in quel momento, rendeva difficile una partecipazione chiamiamola di massa in quel periodo. Però, e nonostante questo, c'è una prima preoccupazione di scienziati, c'è una importante lettera di Persico Bruno Rossi di quegli anni che si preoccupa dell'assenza di fisici italiani nel contesto del movimento per il controllo delle armi nucleari. Un primo momento di svolta, diciamo, di percezione che il problema esiste, ma che rimane ancora un momento che tocca soltanto una piccola elite, è l'esplosione della prima bomba H a Fichini nel maggio del 54, perché rappresenta un salto di qualità, diciamo, nell'impatto e nei rischi legati al nucleare. La bomba di Fichini colpisce anche perché ha ricadute su popolazioni civili e militari, su dei militari americani coinvolti, un peschereccio giapponese. È una situazione che fa capire che non si può scherzare, tra virgolette, con le armi nucleari. Anche un test nucleare può essere estremamente pericoloso, anche solo un test. Anche un test fatto in mezzo al Pacifico può essere pericoloso. E chiaramente in avallo di questa ripresa di attenzione, però sono già passati 9 anni da Hiroshima, abbiamo il manifesto anti-terrorista di cui ha parlato Ludovica, e abbiamo il primo coinvolgimento di un italiano di massimo livello, Amati, parlare, che viene invitato con diverse lettere di Russell tra 56 e 57 a partecipare a quello che poi diventerà il movimento Pagos. Amaldi non può partecipare per motivi personali, alla prima conferenza di Pagos, partecipa alla seconda a Vienna nel 58 e poi diventa acquista una posizione sempre più significativa nella motivo Pagos nel 62 diventa membro del Continuing Committee. Però, ecco, e questo appunto quando parlavo del ritardo, fino alla fine degli anni 50, a livello top, diciamo, a livello di vertice, sono soltanto due i fisici italiani che hanno una qualche attenzione per i problemi del nucleare. Uno è appunto Amaldi, di cui abbiamo già sentito parlare molto, e l'altro invece di cui si parla pochissimo è Gustavo Colonnetti, che è un fisico, un meccanico razionale, per esempio. Che però ha un ruolo importante perché è presidente del CNR dal 46 al 55,
ed è una delle pochissime persone appunto che hanno attenzione per questi problemi. Andrebbe approfondita la figura di Colonnetto, non ho avuto molto tempo per farlo, ma sicuramente è un personaggio che avrei studiato meglio. Che dire, che questi due scienziati non sono per niente omogenei al Partito Comunista e alla componente, diciamo, filosovietica della società, per cui chiaramente la loro attenzione è particolarmente significativa in un momento, e vorrei sottolineare questo punto, in cui secondo me c'è anche uno sforzo di chi controlla i media di tenere bassa l'attenzione sui temi del nucleare, in particolare in Italia. Io credo che questo sia uno dei motivi del ritardo e sia anche uno dei motivi per cui invece alla fine degli anni 50 e a partire dal 60 l'attenzione si riaccende, diventa forte, diventa importante, come è già stato detto e come proverò a vedere, sottolineando un momento particolare, un momento che ho studiato con una certa attenzione, perché è un momento di svolta, a mio parere, nell'attenzione dei fisici italiani al problema, ed è l'esplosione della bomba atomica francese nel deserto del Sahara il 13 febbraio del 1960. Perché è importante? Beh, intanto chiaramente è, diciamo, in controtendenza con l'idea di disarmo, perché i francesi, che non avevano armi nucleari fino a quel momento, si mettono, diciamo, per questa idea della forte fra, questa idea dell'essere una potenza di livello internazionale, non soltanto di livello locale e regionale, entrano nella partita ed entrano pesantemente in partita con un'esplosione che era stata condannata da una mozione dell'ONU in cui la Francia si era trovata messa in minoranza addirittura anche da un certo numero di paesi dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica, e con moltissime astensioni anche di altri paesi dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. L'Italia è sempre allineata agli americani, non ha di questi problemi, ma molti paesi, soprattutto del nord Europa, si schierano contro questo esperimento che era stato annunciato già da più di un anno dai francesi, e l'esperimento ha delle conseguenze invece importanti. E qui ancora una volta, torno al discorso di Bikini, non si può scherzare con i test nucleari. Se voi guardate questa mappa vedete che la diffusione del fallout della bomba dell'atomica francese, a parte gli effetti devastanti a livello locale, c'erano delle tribù di quariche coinvolte, ma soprattutto, diciamo, abbiamo un fallout che nel giro di una quindicina di giorni arriva fino alla Sicilia, come del resto avevano temuto gli scienziati italiani. Qui viene appunto la presa di posizione dei fisici italiani nei primi mesi del 1960 attraverso questa raccolta di firme, questa specie di manifesto o di lettera aperta che i fisici italiani pubblicano sull'Unità. E ovviamente la sede di pubblicazione è per niente ovvia, avevo appena finito di dire che c'era stata un'egemonia politica in Italia molto precisa per tutti gli anni 50, all'interno della quale era stato molto difficile anche pronunciarsi su posizioni che non fossero allineate all'atlantismo imperante, e questo, diciamo, quando i fisici decidono di firmare questo manifesto, come vedremo quanti lo hanno firmato, significa anche una presa di posizione che rappresenta un allontanamento da quell'egemonia politica in favore di un'egemonia culturale, nel senso di Gramsci, che è evidentemente un'egemonia gestita in larga misura dal Partito Comunista Italiano. Quanti sono i fisici a firmare? Qui vedete la prima pagina del primo gruppo di firme, e vi leggo brevemente, anzi, provate a leggere brevemente, non c'è tempo per leggere il testo dell'appello, che peraltro dice cose che possono apparire alla maggior parte di noi scontate, cioè che ci sono dei rischi, che comunque bisogna che c'è il nucleare militare, un rischio per l'intera umanità, eccetera, eccetera. Che i francesi stanno rompendo una tregua internazionale faticosamente raggiunta, come era stato un pochino in quegli anni sui test. Salto brevemente questa slide per arrivare invece alla sostanza di ciò che ci interessa come storia della fisica, e cioè che oltre alle 145 firme del primo appello, pochi giorni dopo se ne aggiungono altre 75, per un totale di 220 firme. Su quale scala? Sulla scala di una comunità di fisici che può essere valutata in circa 600 unità.
quantità, non ho dati precisi perché non ci sono gli annuali dei ministeri per quegli anni, almeno non sono accessibili, però è una stima fatta proiettando sui dati precedenti che avevamo, quando c'erano 20 ordinari, c'erano 200 fisici in tutto, nel 60 ci sono 62 professori ordinari, a Venezia fossero circa 600 fisici. È importante capire che oltre a essere 220 su 600, che già non è un numero piccolo, con queste percentuali si prende la maggioranza del Parlamento oggi in Italia, ma oltre a questo ci sono molte sedi importanti che mancano. Manca Torino, e vi posso garantire per conoscenza personale di molti fisici torinesi che se avessero potuto avrebbero firmato. Manca Pavia, e poi mancano due città dell'Emilia che sicuramente sembravano lontane anche culturalmente da questo tipo di problematiche, in molta parte del sud, Bari, Messina, Palermo. Quindi già dobbiamo pensare che circa due terzi dei fisici hanno avuto la possibilità fisica di firmare nei tempi strettissimi dell'appello, e quindi io, diciamo, stimo che una reale maggioranza dei fisici italiani abbia fisicamente sottoscritto, che hanno avuto la possibilità di farlo, abbia fisicamente sottoscritto questo appello. Da notare però che mi dici che manca 5 minuti? Assolutamente sì. Mi dici però che notare però che solo 11 ordinari di questi 62. Qui c'è la lista, c'è un nome più che illustri, da Borsellino Chialini, da Caglianiello ad Aeroporto, da Franzinetti a Gozzini, da Marcello Cini a Gatto e a Salvini, però sono una piccola minoranza degli ordinari. Notate che manca la firma di Amaldi, non perché a Roma non avessero firmato, ma io credo, non ho potuto accedere alle carte per capire cosa fosse successo esattamente, che ci fosse un problema forte di rapporti che in quel momento Amaldi doveva tenere nel contesto degli organismi internazionali della fisica europea, soprattutto del CERN, e quindi che con lui molti altri ordinari non abbiano firmato, non per dissenso e non per paura dell'egemonia comunista, perché come avete visto fino a quel momento se ne erano praticamente infischiati, in particolare Amaldi, di questo rischio, ma per un problema io ho anche immaginato che ci fosse stato una specie di gioco delle parti, non lo posso dimostrare ovviamente, ma secondo me in certe sedi il firmare e non firmare è stato più letteralmente concordato tra alcuni importanti ordinari e i loro allievi, diciamo, perché era importante che qualcuno, diciamo, potesse continuare a mantenere una posizione di apparente distanza da questo tipo di intervento. Penso che a livello individuale veramente il consenso su questo manifesto fosse diciamo, lo vedete anche dai numeri, larghissimo. Però c'è un altro elemento che voglio sottolineare, che è questa assenza delle firme degli ordinari, secondo me rappresenta anche una piccola cesura culturale tra i fisici delle generazioni, diciamo, che erano arrivate al top della carriera accademica già prima della Seconda Guerra Mondiale o immediatamente dopo, e la generazione successiva. Una cesura legata anche a un diverso tipo di formazione, a un diverso tipo di esperienze internazionali, e sicuramente, diciamo, una cesura che però non era di qualità delle persone, perché, e questo è un dato che qui non ho riportato, ma vorrei sottolineare che tutti quelli che hanno firmato, cioè dei 220 che hanno firmato, circa la metà sono in seguito diventati ordinari, e un altro quarto ha comunque avuto una carriera accademica non irrilevante. Quindi non si trattava, diciamo, di una rivolta dei peones, non si trattava di un lumpen proletariato della fisica che protestava per far vedere la propria distanza da quelli che contava, dai baroni. Sono le persone che poi a loro volta sono diventate i vertici della fisica italiana, ma che in quel momento prendevano le distanze da un atteggiamento culturale delle generazioni precedenti, di subalternità forse di culturale a modelli dominanti, e che poi ha condizionato anche il comportamento di quelle stesse persone pochi anni dopo, con quello che è successo nel 68 e negli anni immediatamente successivi. Detto ciò, e arrivando quasi rapidamente alla conclusione, non mi dispiace perché non penso che ci sia posto un dibattito di quello eventuale, di alcune cose ho già parlato apparentemente, vorrei sottolineare un paio di aspetti.
Cioè abbiamo nel 60 questo episodio, che è quello su cui ci tenevo a focalizzare. Subito dopo inizia un processo di creazione di questi luoghi dell'impegno dei fisici sul disarmo, sul controllo delle armi, che va visto anche in relazione non soltanto alle date ufficiali che vedete scritte lì, ma l'idea di Isodacco nasce da un incontro tra Amaldi e Scherf nel 62 a Varenna. Poi i tempi della realizzazione di Isodacco sono molto lenti, come vedete, il primo corso Frascati è del 66, ma l'idea è un'idea immediatamente a valle di quello che era successo l'anno precedente e più o meno collegata al periodo che poi ha sfociato nella crisi di Cuba. L'USPID nasce molto più tardi, ma sicuramente anche essa la gemmazione di queste organizzazioni, di queste associazioni. Voglio solo ricordare due figure, quella di Carlo Bernardini e quella di Guido Calogero, che è stato anche segretario generale del Bagosh dall'89 al 97, perché appunto questo dimostra che, beh, questo però ne ha già parlato abbondantemente Ludovica, poi dal 60 in poi sicuramente non è mancato l'impegno di fisici italiani sui temi del rischio del nucleare militare, sui temi del disarmo, del controllo delle armi, ma sottolineo ancora una volta, con questo vorrei chiudere, c'è un ritardo che andrebbe studiato meglio, e non è soltanto, ripeto, dei fisici, ma probabilmente dell'intera società italiana, legata probabilmente a dinamiche di ruolo internazionale dell'Italia, che ha marcato almeno 15 anni da Hiroshima all'esplosione del Sahara francese del 1960. Grazie per l'attenzione. Paolo, anche nel tuo caso sei punto di prova qualche minuto d'anticipo, quindi abbiamo più tempo per il dibattito. Gianni Bartolelli? Ma tutta una domanda, un commento, che l'ultima cosa, e se ti chiedi se condivisa. Io sono troppo giovane per aver vissuto in maniera cosciente gli anni 50-60, ma la nascita dell'USPID me la ricordo molto bene. E credo che l'USPID segna nella percezione di massa tra i fisici italiani e in generale la comunità scientifica italiana un salto di qualità per quanto riguarda appunto essere una reazione di massa. Tutte le iniziative precedenti hanno coinvolto a livello soprattutto di vertici o di personaggi importanti, di Amaldi, di Scherf, di Isodacco, di Allegati. Io ricordo benissimo nell'82 quando la fisica da Roma con Mimmo De Maria, poi sopra, chiaro, di sopra c'erano Carlo Bernardini e Francesco Calogero, l'adesione di massa a questa nuova organizzazione è credo che sia fondamentalmente legata al fatto che, come ci ricordava Ludovica, gli anni, gli anni 80 sono gli anni in cui il barometro dell'osservatorio dell'Atomic Science scende a uno dei punti più bassi. E quel clima culturale a me sembra di ricordare quello che abbia influenzato fortemente, sono gli anni di Reagan, mi ricordo che ero a Washington quando Reagan vince le elezioni, la percezione che si respirava lì di un drammatico cambiamento politico generale e di inversione rispetto alla politica di distesa di un'unità, eccetera, la percepivo molto fortemente e credo che quella abbia influito in quegli anni per trasformare la mobilitazione degli scienziati da interesse di alcuni personaggi influenti in organizzazioni piuttosto chiuse, diciamo, a un movimento veramente largo ed esteso. Adesso non ricordo più le cifre, insomma, l'USPID nel giro di pochi mesi creata e raccolse qualche centinaio di adesioni tra gli scienziati. È proprio un barometro della diversa percezione a livello generale che questa questione era una questione preoccupante. Sì, però questo, Gianni, sicuramente c'è stata questa ripresa, ma io parlerei di un ritorno di fiamma più che di una prima volta, perché ripeto, già la mobilitazione del 60 è una mobilitazione che vede coinvolta almeno la metà dei fisici. È un fatto. Ci sono i nomi e i cognomi, diciamo, se volete in rete li trovate anche quelli che hanno firmato, tra cui credo quasi tutti i fisici che ognuno di noi ricorda perché sono stati i propri insegnanti. Quindi già quello è un primo avvenimento.
Isodarco non è stato solo un conflitto, e soprattutto le tematiche dell'impegno che è nato, che è cominciato nei primi anni 60, sono sfociate nel 68 nell'università. E il 68 è 10 anni prima degli episodi di cui parli tu. Magari non erano al centro dell'attenzione, ma erano presenti. Io ricordo benissimo, per aver vissuto, diciamo, che i temi dell'impegno contro la NATO, che non era soltanto ideologico, era anche un impegno legato alle installazioni militari che c'erano. Io ricordo a Pisa e a Camp Darby si facevano le manifestazioni contro Camp Darby, perché era una base militare americana dove probabilmente si temeva ci fossero anche installazioni nucleari, dove soprattutto si temeva che arrivassero le armi nucleari altrui se mai ci dovesse stato un conflitto. Quindi, diciamo, ci sono anche un aspetto di autodifesa in tutto questo, non c'è soltanto una preoccupazione, diciamo, di tipo etico. Io credo che non si sia mai interrotto il filo. Certamente nel manifesto dell'81 di cui parlava Lodovica, che personalmente non ho firmato solo perché non ero in Italia, non me lo ricordavo, poi mi è venuto in mente che nel momento in cui, quando ho visto le date, io ero negli Stati Uniti, non l'ho visto, mi ero stupito di non ricordarlo. Però ecco, voglio dire, l'impegno di quegli anni c'era. E sempre per arrivare a livello anedotico, siccome abbiamo parlato tanto di Amaldi, proprio perché in quel momento ero negli Stati Uniti, io ricordo il mio ruolo minimo di traduttore tra Amaldi e l'importante fisico americano, perché Amaldi cercava di far liberare Sakharov in quel momento e cercava l'appoggio, cercava la rispondenza da parte degli americani che hanno voluto eventualmente ospitarlo. Ci fu questa telefonata intercontinentale in cui io fui chiamato a fare la traduzione perché Amaldi non riusciva a farsi capire bene dai in inglese dai suoi, non so perché, era già un cazzanotto. Però appunto, per dire, questo è prima delle cose di cui parlo già, cioè c'è una continuità che non è mai, secondo me non si è mai completamente interrotta, che può aver avuto punti alti e momenti di minore impegno, e poi c'è stato quello che si chiamava il reflusso, no, nella seconda metà degli anni 70, però credo proprio che ci sia una singolarità. Qualcuno chiede parola qui dall'organizzazione? Sì, in realtà la mia era una domanda da neofita in questa comunità, però arrivata rivolta al professore. Allora, io mi chiamo Sara Palmerini e sono professore del Dipartimento di Fisica e formalmente sarei anche un fisico nucleare. Sono un astrofisico nucleare, vuol dire, della mia generazione, vuol dire che io per la notte dei ricercatori gli eventi di divulgazione scientifica vado in giro dicendo siamo buoni. A valle di questo studiamo le stelle, studiamo nuovi farmaci, quindi siamo buoni, non costruiamo bombe. Ma la mia domanda appunto dal neofita era questa: negli anni 50, nel 1951, viene istituito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nel 53-54 il primo laboratorio a Frascati, credo sia il primo acceleratore di particelle che abbiamo qui in Italia, e poi nel 68 e 70 invece due veri laboratori di fisica nucleare che sono Sud e Legnaro vicino a Padova. Questo, come anche la crescita dell'Enea in Italia, come si interviene in questo scenario? Come viene vissuto? Ho una certa età, ma di quello che è successo negli anni 50 non ho un'esperienza diretta. Quindi non so dire come l'università vivessero questo. Io credo però che questo processo, diciamo, che peraltro lo stesso Amaldi ha accompagnato con forza, no? Sia stato vissuto senza troppa angoscia in quella fase, ripeto, di forte rimozione. Io parlo proprio di rimozione del rischio nucleare che ha caratterizzato gli anni 50 in Italia. C'è una domanda dal fondo dell'aula? Sì, sì. Una domanda che, una curiosità, se gruppi Isodarco e Gugli che aveva determinato nel grande stato di che lei hanno avuto poi, che sono nati intorno alla movimentazione contro questa prevenzione di armi nucleari, hanno avuto un ruolo poi in Italia, diciamo, quella, diciamo, mobilitazione contro un guerra civile, nel senso che comunque in Italia poi è montato, no? Loro sono stati comunque sempre diciamo, favorevoli allo sviluppo del nucleare civile.
diciamo, io quello, il ricordo che ho è che molti dei presenti che hanno una certa età sicuramente hanno, fu il cazziatone, scusate l'espressione, che fece Amaldi in televisione contro i due fisici romani. Campioni e Scalia. Scalia e scusa? Campioni e perché appunto lui sosteneva che il nucleare civile aveva, questione che io non condivido peraltro, ma che lui invece sosteneva essere una cosa a cui l'Italia doveva puntare con forza perché faceva parte della possibilità dello sviluppo del paese e dello sviluppo culturale, cioè era per il presidio del nucleare e non per la totale proibizione. Però quindi non credo sia una schizofrenia, cioè al di là del fatto che, ripeto, uno può condividere o non condividere le posizioni sul nucleare civile, credo che sia legittimo pensare che il nucleare militare è una cosa cattiva e il nucleare civile è una cosa buona. Non viceversa. C'è una domanda da Esame e Enrico. Però cioè, il fatto della diritta molto breve, molto secca, rivolta ad entrambi. Nel mio ricordo non tutti i fisici a livello internazionale, non soltanto gli italiani, forse assunsero un comportamento così virtuoso, esponendosi direttamente, no, come fece Amaldi o altri, oppure al limite facendo ma non assumendo atteggiamenti critici. Avete incontrato nelle vostre ricerche delle personalità quali ad esempio quella di Teller, che invece negli Stati Uniti prese posizione in modo molto netto e non a caso anche negli anni, primi anni 80, quando era a fianco di Reagan, insomma, come consulente, perché tanto per dire, problematizzare un po' questo panorama, non è detto che proprio tutti i fisici avessero questo slancio positivo, ecco, nei confronti. Teller non prese soltanto posizione, ma prese anche una torta in faccia, bisogna dire che, sempre per la mia esperienza americana, ricordo che in quegli anni, che sono gli anni dell'ascesa di Reagan, cioè stiamo parlando degli 80, molti fisici, soprattutto quelli provenienti come esuli dall'est europeo, fisici polacchi, o fisici comunque ungheresi, fisici di origine ungherese, altri fisici, erano invece favorevoli a un forte riarmo nucleare negli Stati Uniti in funzione fortemente antisovietica, su tutta la Star Wars, tutta la campagna per la realizzazione dell'SDI, è andata in quella direzione. No, è vero, è verissimo, però credo praticamente un fenomeno solo statunitense. Solo statunitense. Credo. Statunitense e, diciamo, non soltanto statunitense, ma di riflesso dalla Ucraina, dalla Cina, sì. In qualche modo. Beh, tuttora oggi vediamo che sono quei paesi quelli che esprimono la più forte posizione anti-russa in questo caso, perché la storia è storia, se ne paga il prezzo. Se riusciamo a stare in un minuto, volevo dare parola anche a Enrico che stava chiedendo. Sì, due piccole cose. Una nasce dal lapsus di scrittura nell'ultima slide della presentazione, perché hai scritto Guido Calogero, che era il padre. Francesco Calogero, noi l'università di Pisa, è normale, e che è stato uno dei primi comunque a parlare fuori, per esempio, dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Quindi, e poi Francesco, non so se è stato detto nella prima relazione, ha preso il premio Nobel per sì. La nominazione del Pankoch, anche se purtroppo, visto a casa sua, che è stato rubato il trofeo fisicamente e quindi non lo abbiamo più in Italia. Diciamo, la seconda cosa invece è un pochino diversa, cioè è lodevole il fatto che tu abbia messo in evidenza, diciamo, le buone intenzioni anche di fisici che non hanno firmato, però c'è un proverbio che forse ricorderai, che delle buone intenzioni è lastricata la strada verso l'inferno, cioè. Quindi purtroppo, secondo me, nonostante sia lodevole quello che hai detto, restano i fatti che tanti non hanno firmato. Diciamo, tanti non hanno potuto firmare. Questo, tanti non, io vorrei sottolineare le sedi assenti. Io conosco, ho conosciuto personalmente tanti fisici torinesi che sono certo, non ho più avuto occasione di incontrarli di recente, anche perché alcuni di loro sono scomparsi, ma
sono certo che, per come li ho conosciuti io, se avessero potuto firmare avrebbero firmato. Vittorio Del Faro, per fare un numero, uno che andava a mettere le traversine nei binari dei tram quando facevano sciopero gli operai della fila. Non credo che, non aveva neanche lo scrupolo di non passare per comunista, perché lo era. Quindi avrebbe sicuramente firmato se avesse potuto, ed è un numero, se non avrebbe firmato. Diciamo, di quelli che mancano, io credo che molti siano assenti sui suoi campi. Una cosa velocissima, rispetto a quello che diceva Ivana, secondo me sì, il fenomeno tipicamente americano si crea molto sul, non ho il ricordo delle persone di spicco, ma si crea molto il dibattito in prospettiva con l'SDI quando arrivano, potevano arrivare piogge di finanziamenti per quel tipo di in qualsiasi ramo, diciamo, delle applicazioni collegate allo studio spaziale, e quindi facevano gola a molti, e il mondo anche industriale si muove molto. Invece la domanda era velocissima, per rispondere anche dopo. Hai parlato dei test del 60 in Francia e della prima versione del 60, nel 64 quella cinese, hai potuto studiare qualche differenza nella percezione dell'impegno degli scienziati? Il fallout dei test cinesi non arrivava sicuramente in Italia, la via di lontano, ma soprattutto anche la Cina non era nella piazza atlantica, quindi era un'altra cosa, o veniva percepita a livello universale in un modo simile? È comunque la stessa cosa, 60 in Francia, 64 in Cina, il problema c'è. C'è una grossa differenza sicuramente, ma credo che sia stato più a livello generale che non all'interno della comunità degli scienziati. Gli scienziati erano, a quel momento erano già fortemente impegnati e sensibilizzati. È stata la comunità, diciamo, nazionale che invece ha vissuto anche l'esperienza della, ricordo bene, questa sì, dell'atomica cinese come un altro momento di forte crisi, perché chiaramente significava un allargamento del rischio che era già percepito come molto importante, che si è molto ora, e soprattutto poi veniva in collegamento stretto, temporale, con la caduta di Khrushchev, che invece negli ultimi anni aveva rappresentato solo Cuba. Ulteriore speranza, cioè c'era stato il disgelo, c'erano stati tanti fenomeni legati al figura di Khrushchev, mentre Brezhnev e Kosygin, che erano successori di Khrushchev, non erano percepiti esattamente come dei pacifisti. Quindi quel momento fu vissuto come un nuovo momento di angoscia, però non particolarmente dai fisici. Ringraziamo di nuovo il nostro speaker.